Varese ha celebrato il 4 novembre con la commemorazione ufficiale in piazza San Vittore. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, la cerimonia è iniziata con un momento di approfondimento storico a 105 anni dalla fine del primo conflitto mondiale. Questa è la giornata dell'unità nazionale delle forze armate. La guerra, dopo dei sacrifici immensi, la vinsero i soldati. Il paese era spaccato perché questa guerra è stata un vero problema, ma dopo, nonostante tutto, si riuscì a ritrovare un'unità, cioè il paese dimostra che quando vuole sa essere unito. Quindi il momento dell'alza bandiera, scandito dalle note dell'inno di Mameli e l'omaggio ai caduti da parte delle autorità presso l'Arco Mera. Ma al ricordo del passato si sono affiancate anche le riflessioni sul presente in questa fase così complessa a livello internazionale. Credo che sia un momento sicuramente molto difficile, molto complicato, nel quale tutti quanti dobbiamo impegnarci per riportare la pace, ma non dobbiamo e non possiamo dimenticare anche le nostre forze armate che ci consentono di vivere con una maggior tranquillità, sapendo che con la loro dissuasione, che io spero debba essere solo di carattere psicologico, possono contribuire a ricreare le condizioni di discussione. Oggi è un modo per ricordare, ma anche per salutare e ringraziare il lavoro straordinario che fanno le donne e gli uomini della difesa italiana per garantire la stabilità e la sicurezza del nostro continente ed evitare che quei conflitti in quelle zone tanto martoriate non abbiano un'escalation che rischia di incendiare tutto il Medio Oriente. Adesso dobbiamo lavorare per la liberazione degli ostaggi, per gli aiuti umanitari alla popolazione civile, che è sempre quella che paga il prezzo più alto, e per evitare che questo conflitto vada avanti.